Anche Cremona A2 ha deciso di mantenere invariati i prezzi, indicizzati al 1 gennaio 2022, delle bollette, evitando così i rincari che nelle prossime settimane sono previsti in crescita fino al 50%. Rialzi vertiginosi che la Multiutility attribuisce al conflitto in Ucraina, anche se in realtà già da qualche mese sono in atto anche per gli utenti allacciati alla rete del teleriscaldamento, che teoricamente dovrebbe contenere i costi in quanto collegato all'energia prodotta dai rifiuti bruciati nell'inceneritore. Noi avevamo già segnalato come già a partire dal dicembre 2021 c'erano forti rincari sulla questione del teleriscaldamento a Cremona. Ma se tutti questi impianti di teleriscaldamento, in particolare quello di Cremona, che è collegato al termovalorizzatore o inceneritore, dovevano portare dei grandi vantaggi ai cittadini, dove sono questi vantaggi se ad oggi le stesse famiglie che si forniscono di queste, diciamo, fonti alternative, come le chiamano loro, di riscaldamento, pagano bollette altissime? Quindi noi chiediamo a questo punto quale tipo di controllo fa il comune, cosa fanno le amministrazioni comunali, e che ammettano che probabilmente non hanno più controllo rispetto a quelli che sono servizi necessari e fondamentali per la cittadinanza. Nelle casse di AM Cremona arriveranno poi 2,4 milioni di euro come utile derivante dall'aumento del prezzo del gas, non prodotto da A2A ma comprato e rivenduto. A questo punto io mi chiedo, davanti a tutti questi utili, perché i cittadini devono pagare e stanno pagando da mesi rincari che sono insostenibili e ingiustificati? E soprattutto, dov'è la tanta sventolata transizione ecologica e fonti di energie rinnovabili, se a fronte comunque di aumenti sul gas, qui abbiamo comunque aumenti sulle bollette, quando ci hanno venduto che avere l'inceneritore fuori dalle nostre finestre avrebbe portato dei benefici? Qui vedo solamente bollette che aumentano, investimenti sempre minori sul territorio, e chi fa utili sono le aziende private e guadagnano, e i cittadini rimane solamente di pagare delle bollette. E magari vivere poi in una situazione ambientale e sanitaria compromessa.